In 600 donne e qualche uomo hanno partecipato alla sesta edizione della camminata in città, organizzata dall'associazione Voglia di Vivere, che da anni sostiene e affianca le donne con tumore al seno. Una passeggiata ludico-motoria dedicata alla salute e al benessere, con l'obiettivo di sensibilizzare l'importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Ogni anno la camminata si sviluppa intorno ad un tema culturale e quest'anno il percorso ha toccato le 12 buchette del vino, portoncini spesso previsti di cornici di pietra collocate ai lati dei portoni o ricavate nel legno dello stesso, ad ogni buchetta una sosta e la lettura di una poesia dedicata al vino. La partecipazione è stata grandissima, si presuppone oltre 600 persone. Quindi grazie di cuore, perché le iscrizioni servono per mantenere in vita i servizi che noi offriamo a malati oncologici. Una giornata molto importante, una camminata tutti insieme, donne e uomini, per porre l'attenzione da una parte per la diagnosi precoce del cancro alla mammella, che grazie all'autopalpazione e agli esami diagnostici, quale la mammografia, oggi permette una buona qualità di vita e molto alta l'indice di sopravvivenza. Quindi diagnosi precoce fondamentale, ma anche una camminata insieme, sempre di donne e uomini, per dire a chiunque è malato che noi ci siamo. Accompagniamo le donne che per loro sfortuna hanno incontrato il cancro e li accompagniamo tutte insieme per far sì che non si sentano mai abbandonate nella loro malattia, ma possono ritrovare la loro identità sia di donne che ovviamente di persona. Quindi un grazie davvero a Voglia di Vivere e a tutti coloro che hanno partecipato anche supportando questa manifestazione, e un grazie soprattutto a tutte le donne.